ce la facciamo oggi a fare video? Oggi non ho fatto assolutamente niente. Arrivato al lavoro, lavorato come al solito duramente, a pranzo mi sono mangiato dell'ottima pasta a ragù, ma purtroppo del pessimo secondo. Avevo preso una caprese, le opzioni erano tipo tra caprese, salsiccia e altra roba, ho detto vabbè, mi faccio una caprese, ed hanno utilizzato la mozzarella, quella della pizza, quella insomma deidratata, quindi tutta secca, una porcheria allucinante, ragazzi. E quindi quello, cioè, tutto il poco entusiasmo che avevo l'ho perso mangiando quella schifezza. E poi da lì quindi ho deciso, vabbè, senti, adesso si torna a casa, mi è arrivato l'irrigatore, quindi devo installarlo, e adesso faccio benzina e poi si vola direttamente in palestra. Adesso noi facciamo 5 euro di benzina, perché il motorino poveretto non ce la fa, deve andare avanti in qualche modo. Odio avere i contanti o le monetine in questo portafoglio, perché boh, completamente le perdo tutte. Ok, allora apriamo qua. Ah, yeah. Adesso comunque, ragazzi, vado in palestra perché è qualche giorno che non vado oramai, quindi ho bisogno di fare un pochino di esercizio fisico, perché sennò non si va assolutamente da nessuna parte. Comunque, ragazzi, oggi su Amazon mi è arrivata un po' di roba. In primis 5 euro. In primis mi è arrivata l'irrigatore del giardino, perché appunto non funzionava più e di conseguenza ho dovuto fare il reso, ve l'ho detto qualche giorno fa, mi è arrivato, oggi lo devo installare. Poi è arrivato anche mio fratello tramite Amazon, ovviamente. Ok, 5 euro finiti. È un po' che non ho più la GoPro perché purtroppo l'anno scorso si è rotta in un viaggio in acqua. Dopo qualche anno si sa che non era più ermeticamente sicura e quindi non potevo semplicemente più utilizzarla, cioè non si accendeva neanche, quindi ora ho dovuto cambiarla con una della DJI, che è la stessa marca dei droni, la stessa marca della videocamera che sto utilizzando in questo momento per vloggare. E non so, fiducia, ho sempre avuto GoPro, per questa volta voglio cambiare marca, vedere se la qualità migliora, anche perché la GoPro negli ultimi anni si è molto peggiorata, soprattutto in termini di software, perché smetteva di funzionare e bloccava, mi toccava togliere la batteria, rimetterla, insomma, per la gente che utilizza la GoPro sa di cosa sto parlando, molto buggata. Di conseguenza ho deciso di provare una nuova marca e ho fiducia nella DJI, perché tutto quello che fanno generalmente è di ottima qualità, ottima manifattura. Allora, ragazzi, voi vi ricordate che io devo andare in Sardegna, no? Dal 5 all'8 vado in Sardegna dal mio amico ad Olbia, quindi ho deciso dal 2 al 4 di andare a Milano qualche giorno, così ho preso un Airbnb e voglio un pochino esplorare la città. Tra l'altro vi farò vedere, farò un bel house tour, perché mi sono beccato non una stanza ma un appartamento, che ho detto stavolta voglio fare le cose fatte in grande, abbiamo sto stipendio e giochiamoci questi soldi. No dai, era un'offerta, però comunque rispetto ad anni fa dove cercavo esclusivamente la topaia più piccola, più schifosa, a patto che costasse poco, stavolta ho detto senti, spendiamo un pochino di più e proviamo un'esperienza più carina. Ma vi farò vedere cosa intendo non appena avremo la possibilità di entrare in quell'appartamento, non vedo l'ora. Quindi mi faccio un paio di notti lì. In tutto questo, quel venerdì, visto che faccio da venerdì a domenica, quel venerdì ho deciso facciamocelo da smart, quindi magari la mattina vado già a Milano e lavoro da là, tipo Starbucks da qualche parte, o magari a casa di qualche amico, vediamo. E poi il pomeriggio andiamo in questa casa, andiamo a fare il check-in abbastanza presto, perché sennò l'opzione era partire dopo lavoro, e lì vuol dire sempre un casino allucinante. Martedì è il mio compleanno, il lunedì ho deciso di organizzare una festa, penso di avervelo già detto, e sarà una festa a tema, cioè ci si veste da contadini, infatti penso di dover andare tipo domani, dopodomani, in un negozio dell'usato a cercare una salopetto, delle bretelle, o insomma quelle cosine lì, giusto per aggiungere un pochino di pizzico alla situazione. Poi, a dire la verità, stasera non ho nulla di programmato, non ho aperitivi, non ho nulla di che, è tornato mio fratello, quindi magari giocheremo a FIFA, vediamo un po' com'è la situa. Mentre domani ho la cena aziendale, la cena con i colleghi, siamo una trentina di persone,
e devo capire cosa voglio mangiare, perché probabilmente mi ingozzerò come sempre, ma non lo so, di solito quando esco prendo sempre carne, anche perché non la prendevo mai di solito fuori al ristorante, quindi mi pare un'occasione buona. Però ora che sto mangiando tutti i giorni al ristorante, al lavoro, sono veramente curioso, qual è il prossimo step, quella cosa che dici dai ci sta, la provo e mi ingozzo. Siamo appena tornati a casa ragazzi, è buio e questa è la videocamera che vi dicevo, quella nuova piccolina, la Osmo Action 3, è tipo una GoPro però della DJI, quindi se adesso, questo è il primo test che faccio, infatti non so neanche usarla, allora mettiamo i video. Che devo fare qua, schiaccio? Vabbè, penso che stia registrando, quindi ora faccio una piccola differenza di qualità audio tra la DJI e DJI Pocket 3 e la DJI Action 3. Niente, tra le due vedo già subito che questa ha il sensore più grande, quindi si dovrebbe vedere meglio. Questa però è un action cam, quindi immagino che appunto è grandangolare, ma è diversa, cioè sono ragazzi videocamere diverse e sono videocamere diverse, però potrebbe essere anche divertente, soprattutto perché tra un po' devo andare in Sardegna, quindi volevo qualcosa che fosse comodo da portare in acqua, appunto. Niente, piccolo test fatto, adesso mi metto a cucinare, che ore sono? Sono già le 9, sono già le 9! Però comunque ragazzi, volevo fare un piccolo test con questa videocamera, per vedere un po' come si comporta. Sì, vabbè, sono in mutante, che ci devi fare dopo palestra? Accendiamo la luce di là e quindi adesso vediamo cosa potrei cucinarmi. Intanto mi sono collegato qua per vedere, oddio, come potrebbe essere. E non so cosa posso cucinarmi. Potrei farmi delle fettine di vitello. Cosa mi posso mangiare? Soprattutto questa videocamera è un pochino più veloce. Cioè, come in tutte le cose, non esiste una videocamera che fa tutto, no? Sono tutti piccoli oggettini che servono per il momento giusto. Stessa cosa con gli obiettivi. Cioè, io non posso fare così con la qua. Con la Pocket 3 non mi metto a fare queste cose. Allora, ragazzi, ciancio le bande. Spero che YouTube non mi banni perché sono in mutande, però vabbè, sentite. Con tutte le cose che ci sono online, vuoi che bannino un povero ragazzo lavoratore che deve tagliare due cipolle in cucina? Cioè dai, su, di cosa stiamo parlando? Questa è una ricetta molto importante, perché adesso andrò a cucinare risotto al tonno. È una ricetta che deriva da mia madre, che purtroppo non è qua con noi. Nel senso che non è qua in casa, cioè è ancora viva ragazzi, però è via. Adesso partiamo dalle basi, iniziamo a tagliare lo scalogno. Vediamo se ce la facciamo. Comunque sono le 9:30, potrei farmi anche una cenetta un pochino più leggera che il risotto, vi dirò. Però volevo staccare un po' dalla carne, che sennò mangio carne tutti i giorni. Mamma mia, ok, allora prendiamo innanzitutto una padella. Che sia una padella simpatica e capiente. Ok. Ah, ho bisogno di uno straccio. Uno straccio. E non devono essere i miei pantaloni, mannaggia. Scalogno, un filo d'olio. Iniziamo a fare il soffrittino. Ok ragazzi, adesso noi faremo circa risotto per due porzioni, che vuol dire due bicchieri. Mi devo comprare i dadi. Ah, ce n'è uno. Comunque ragazzi, sono l'unico o anche voi da ragazzini utilizzavate anche voi da bambini utilizzavate le frizzine? Che secondo me all'epoca era l'unico modo sano per bere l'acqua. Come al solito, questo per adesso è il risultato che potete vedere. Adesso aspettiamo un pochino che il riso sia amalgami qua, senza troppi problemi. E tra un po' inizieremo a mettere l'acqua. Imbastiamo il dado. Indadiamo il riso. Iniziamo a mettere l'acqua. Ok ragazzi, sono riuscito anche a mettere un pochino di prezzemolo. Non ne avevo tanto, di la verità, quindi speriamo che venga bene, ho i miei dubbi. Però a sto punto ho così fame che poco importa. Non ci ho neanche pensato, ragazzi.
ragazzi, questo è il risultato finale. Alla fine mescoliamo ancora un pochino, ho aggiunto un po' di burro, il formaggio grana, anche se col tonno, vabbè, non è l'opzione. Vabbè ragazzi, non faccio neanche troppi complimenti, a dire la verità, cioè ho fame, sono le 10:05. Assaggiamo. Questo è rimediato un po' l'ultimo secondo, piuttosto che mangiarmi sempre una bistecca o roba. Vabbè ragazzi, comunque facciamo che ci salutiamo qua. Sono 10:20, però devo iniziare a editare i video di questi giorni, sono un po' in arretrato. E mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale per questo tipo di contenuti. Io sto investendo un sacco di soldi per questa cosa, come vedete, videocamere nuove ogni mese, cioè io ci tengo, anche voi abbiate la qualità più alta possibile, però mi serve in cambio insomma una mano. Quindi like per favore, aiutiamo il dio algoritmo a capire che qua ci sono anch'io in questa piattaforma e che mi farebbe piacere crescere, e noi ci vediamo domani. E niente ragazzi, ora mi metto qua a editare tutti i video e miseriaccia. Si può fare così, ok. Ah, che storia, va bene, passiamo da una videocamera all'altra per vederci. Non so, mi devo abituare anche a questa videocamera, di la verità, anche se questa rimane al buio, almeno si vede molto meglio. E poi il fatto che mi segua, non devo pensare alla composizione, a queste cose, cioè top ragazzi.